Come racconta la brava Floriana Bulfon su Repubblica, il ritorno a casa del capoclan di Casamonica Giuseppe, che ha scontato una condanna per droga, comodamente in comunità, non in carcere, in controtendenza con i piccoli spacciatori che invece chissà perché il carcere se lo fanno, invece, davvero, ha segnato nel giro di poche ore la piena ripresa del possesso della sua zona, istituendo una zona franca che è diventata inaccessibile, come nei film di mafia, solo che questo non è un film. Scrive la Bulfon: davanti alla villa di Giuseppe Casamonica, tre giovani con i muscoli in bella vista controllavano ogni movimento. Prova a domandare, una donna interviene e blocca subito, solo con lo sguardo. È Liliana, la sorella più grande di Giuseppe. Non te lo posso dire se è qui, capisci? Si fa incontro quasi gentile. Lei, Liliana, è stata arrestata per aver segregato l'ex cognata e averla minacciata di sfregiarla con l'acido. Gira le spalle ed entra. Sul muro c'è un cartello attaccato con lo scotch e c'è scritto Ottavio Spada, suonare qui. Si potrebbe dire, usando una metafora, che i Casamonica hanno chiuso i porti nel bel mezzo della capitale d'Italia, dal loro vicolo Porta Furba fino in fondo al Roxy Bar. Ve lo ricordate, quello diventato tristemente famoso per il triste pestaggio, un'indignazione che è durata anche in quel caso qualche ora, che Antonio Casamonica ha inflitto al proprietario del bar per esibire il proprio potere. Uno degli aspetti più sviolenti del potere, continuerò a scriverlo imperterrito anche tutti i giorni se serve, è lo sfoggio di forza contro i deboli che poi non corrisponde mai con la stessa intensità con i forti. Forti con i deboli, deboli con i forti. Forti con i deboli, deboli con i forti. Forti con i deboli, deboli con i forti. Forse piuttosto che a lanciarsi in certi bagni, in piscina di ville che sono state confiscate già da altri governi, già anni fa, ad alcuni mafiosi, piuttosto che lanciarsi nella promessa di prendere a bastonate i mafiosi, usando il loro stesso vocabolario, sarebbe il caso che il pugno di ferro del ministro dell'interno venisse usato per evitare di regalare pezzi di territorio e di economia ai clan che spadroneggiano con la stessa sicumera di uno scafista. E lo fanno qui, senza bisogno di coste e di mari, in mezzo alla gente, nel centro delle nostre città. Eppure la storia ci insegna che accade sempre così. Chi sfoggia i muscoli per raccogliere consenso balbetta quasi sempre di fronte alle prepotenze a cui non bastano gli annunci per essere debellate. La guerra alla mafia si fa con l'amministrazione, la politica, la costruzione di reti sociali, la riappropriazione della fiducia dei territori, un'efficace protezione dei denuncianti, la rivitalizzazione del tessuto urbano e della coscienza pubblica, e con un'opera culturale, anche sì, di etica condivisa. Ed è troppo, davvero troppo, per stare dentro un tuffo o dentro un tuffo. Buon martedì.